Buongiorno, siamo a Capo d'Orlando per una nuova puntata della rubrica che eleggerà a fine estate la più bella tra le spiagge messinesi per il 2021. Quattro i parametri che voi, i nostri lettori, potrete votare sul sito gazzettadelsud.it. Oggi ci troviamo qui, in questa terrazza affacciata sulle Isole Eolie, 13 km di costa, tra spiagge libere e attrezzate e una serie di servizi a disposizione dei turisti. Andiamole a scoprire. Franco Ingrilli, sindaco di Capo d'Orlando, benvenuto. Allora, dicevamo, 13 km di costa con le Isole Eolie sullo sfondo e un porto il cui ampliamento è stato completato nel 2016. Qual è lo stato attuale delle spiagge orlandine? Devo dire che adesso siamo abbastanza soddisfatti, perché grazie all'intervento che c'è stato da parte del commissario responsabile per la regione Sicilia, dottore Maurizio Croce, a seguito ovviamente di un'indicazione data dal presidente Musumeci, siamo riusciti a fare un rifacimento di sabbia, quindi abbiamo ottenuto praticamente un allungamento della spiaggia di circa 5-6 metri, che ci consente di avere una spiaggia che è tutta fluida. Ovviamente è un intervento tampone, però se si fa un giro si vede che Capo d'Orlando adesso ha veramente 13 km di spiaggia, tutti utilizzabili e nello stesso tempo serviti da quelli che sono i servizi necessari per poterli utilizzare in maniera consona per tutti i turisti. Ci sentiamo abbastanza soddisfatti, devo dire. Una risagomatura che ha dovuto fare fronte a quella che tra tanta bellezza è la grande emergenza di Capo d'Orlando, che è l'erosione costiera. Certo, non c'è dubbio che le realizzazioni dei porti, la mancanza di trasferimento di sabbia dai fiumi con la loro cementificazione, così come sta succedendo purtroppo in tutte le parti del mondo, anche a Capo d'Orlando, ha determinato una erosione non indifferente. Basta pensare, se voi volgete lo sguardo verso lo scoglio che qui viene chiamato lo scoglio della formica, pensate che questa spiaggia 20 anni fa era lunga 110 metri, quindi immaginatevi quanto è stata l'erosione rispetto ad ora, che è quasi 35 metri. Parlavamo di servizi, i nostri lettori eleggeranno la spiaggia più bella del Messinese per l'anno 2021 basandosi su quattro parametri di riferimento: il paesaggio, naturalmente la pulizia, ma anche i servizi e la ristorazione, il food. Capo d'Orlando da questo punto di vista a che punto è? Guardi, noi abbiamo un servizio di pulizia spiaggia che riusciamo a fare grazie a un progetto con i fruitori del reddito di cittadinanza, e devo dire che sono persone che stanno mantenendo la spiaggia abbastanza pulita. Abbiamo un sistema di raccolta differenziata che voi avete potuto vedere anche nella spiaggia stessa. Abbiamo tutto chiaramente il servizio docce, ci sono degli spazi dedicati anche ai servizi privati. La pulizia, diciamo, per Capo d'Orlando è sempre stato un fiore all'occhiello, per cui io penso che più di questo non so cosa potremmo offrire per chi cerca solamente mare e quindi non ha bisogno di altri servizi. Poi ovviamente Capo d'Orlando offre anche tante altre cose. Quello che noi cerchiamo di spingere è un raccordo tra Capo d'Orlando e l'interno, cioè l'area dei Nebbi, dove ci sono anche dei beni archeologici importanti, in maniera che il turista, oltre a poter andare a mare, e peraltro in un mare che è abbastanza pulito, cioè possa anche vedere dei monumenti storici che sono estremamente rilevanti. Vorrei aggiungere una cosa: oltre la spiaggia abbiamo, come tu hai già detto, la bellezza del porto di Capo d'Orlando, che due anni fa è stato eletto uno dei migliori, dei più bei porti d'Italia, è arrivato al quarto posto, è a 13 miglia dalle isole e quindi ci dà un grosso aiuto. E poi un aspetto fondamentale è che finalmente siamo riusciti e stiamo mandando in gara la realizzazione dei nuovi impianti di depurazione con una condotta sottomarina da 1,2 km, quindi oltre ad avere la bandiera blu per il porto, noi puntiamo dal prossimo anno, dal momento in cui abbiamo realizzato l'impianto nuovo di depurazione, anche alla bandiera blu per la nostra spiaggia. Mentre per quanto riguarda i servizi di accessibilità alle persone disabili o anche agli animali, perché oggi la gente si sposta, per fortuna non abbandona più gli animali prima delle vacanze. Noi abbiamo una spiaggia attrezzata, proprio fatta dal comune insieme a un'associazione di volontari,
per i disabili. Abbiamo messo in alcune postazioni tutti i corridoi per l'utilizzo, per poter scendere a mare, e nello stesso tempo diamo la possibilità di utilizzare quei sistemi di galleggiamento che sono necessari per i portatori di disabilità. Se dovesse porsi una nuova meta, qual è quell'ambito in cui Capo d'Orlando può migliorare? Capo d'Orlando e la sua spiaggia può migliorare? Secondo me noi dobbiamo puntare assolutamente alla realizzazione di un parcheggio multipiano in maniera da chiudere al traffico il lungomare, quantomeno la parte centrale. Se noi riusciamo a fare questo e quindi a fare crescere il numero dei localini sulla spiaggia, allora devo dire che già Capo d'Orlando è un po' considerata la perla del Tirreno, ma diventerebbe ancora più bella e si potrebbe far sì che gli stessi fruitori del mare possano salire, mangiare, ritornare in spiaggia tranquillamente, evitando questo traffico che obiettivamente è abbastanza sostenuto sul lungomare stesso. Questo che è un concorso, Capo d'Orlando chiaramente avrà il suo posto d'onore. Invitiamo i vostri turisti a votarla come spiaggia più bella del Messinese nel 2021. Certo, forza ragazzi, tutti quelli che siamo a Capo d'Orlando votiamo questo bel paese, e coloro che ancora non sono venuti, venite così lo voterete anche. Per cui noi siamo sicuri di raggiungere, come sempre nostra caratteristica, un punto di rilevanza all'interno della nostra Sicilia. Siamo con Fabrizio Romano, maturista abituale di Capo d'Orlando. Ciao, ciao. Fabrizio, com'è la situazione delle spiagge orlandine? Perché scegli Capo d'Orlando per le tue vacanze e in che stato sono i servizi che questa spiaggia offre? Beh, guarda, il paesino è fantastico. Io scelgo il paese perché i miei genitori sono di Longi, un paesino qui in montagna, e quindi ci troviamo molto bene con la mia compagna, veniamo in scooter e così ci muoviamo bene, quindi... Poi insomma, di fronte a questo spettacolo che sono le olie, è difficile rinunciarci. I nostri lettori voteranno sulla base di quattro parametri, che sono servizi, appunto, come dicevamo, ma anche food, quindi ristorazione, paesaggio e pulizia. Secondo te, da questo punto di vista, Capo d'Orlando in che fase è? A che punto è? Il paesaggio sicuramente è al top. E tutto il resto, guarda, mi è capitato di mangiare in diversi posti e il pesce, insomma, è abbastanza fresco dappertutto. Poi vabbè, ci sono tutta la parte dei dolci che nel food, insomma, lasciamo stare. Quindi credo che sia in una fase di sviluppo anche per quanto riguarda tutte queste aree, sì. Se tu dovessi votarla questa spiaggia, che voto gli daresti? 7,5. Ti ringrazio. Prego. Buona grazie vacanza. Grazie a voi. Rosario Milone, per 12 anni assessore al turismo per la città di Capo d'Orlando, oggi operatore turistico, come in realtà da tempo immemore, uno tra gli operatori più conosciuti dell'intera zona. Qual è la situazione turistica, ma soprattutto per quanto riguarda le spiagge a Capo d'Orlando? Dal momento in cui ci hanno liberato, la gente aveva veramente tanta voglia di scappare di casa. Abbiamo avuto un giugno che non avevamo mai registrato i numeri. Penso che io posso avere il polso della situazione per le varie situazioni che gestisco, e ti dico che veramente è stato un giugno importante. È anche vero, non dobbiamo sottolineare, che l'80% erano siciliani. Ci siamo girati tra di noi, Agrigento, Catania, Trapani, Palermo, però alla fine per noi è stata una ventata economica, e dopo quello che abbiamo passato è stato più che positivo. Generalmente Capo d'Orlando è un attrattore di turismo anche internazionale. Questo l'abbiamo cominciato a vedere a luglio. Oggi infatti quella percentuale dell'80-20 diventa 60-40, abbiamo gli italiani, abbiamo il nord Italia, abbiamo il nord Europa, abbiamo tantissimi tedeschi, abbiamo gente finlandese, ieri sono stati dei russi. Incomincio a vedere queste infiltrazioni che sono importantissime per noi. Quella fu quella iniziale, dove la gente ha avuto la possibilità, e nella confusione e ancora nella paura, che purtroppo dobbiamo dire negli ultimi giorni hanno creato questo scetticismo, e la gente ha disdetto i propri alberghi e non stanno più venendo. C'è stato un rallentamento, non dico che lavoriamo meno, non dico che c'è meno gente, però questo sicuramente non fa bene a noi. Spiagge attrezzate ma anche spiagge pubbliche, il tuo è un punto di vista duplice, di uomo delle istituzioni ma anche di operatore turistico, dicevamo. Il turista orlandino è ugualmente coccolato, cioè il servizio pubblico è all'altezza del servizio privato? Sì, io penso proprio di sì, anche perché ci siamo sempre distinti per la pulizia del nostro paese, ci siamo sempre distinti per la pulizia delle nostre spiagge, e dobbiamo ringraziare sia gli operatori ma anche tanti privati che fanno questo tipo di attività, che io veramente non finirò mai di ringraziare.
ringraziare. Io ti dico la verità, questa mattina personalmente ho visto che c'era stato qualche problema in ritardo, mi sono permesso di prendere i ragazzi che puliscono la mia spiaggia e allargare di 20 metri a destra e 20 metri a sinistra. Cioè per me non è che devo pensare solo alla mia spiaggia, la gente deve stare bene in Capo d'Orlando per poterci tornare, poi quando c'è per tutti, così si dice. I nostri elettori voteranno la spiaggia più bella della provincia di Messina per il 2021 sulla base di 4 parametri che ci teniamo a ricordarli, sono pulizia, paesaggio, food e servizi in generale. Perché un turista dovrebbe scegliere Capo d'Orlando? Perché si trova al centro di tutto. Abbiamo i Neboli dietro, abbiamo a mezz'ora le Isole Eole, abbiamo una spiaggia di 12 km con tantissima spiaggia libera, con tantissimi lidi e spiagge attrezzate dove dare poter servire, così da poter dare sia a chi è abituato al suo ombrelloncino a venirla a mettere, posizionarlo e nessuno gli dice niente, a chi invece viene abituato ad avere certi servizi. Oggi Capo d'Orlando si distingue in questo, penso che sia la più bella del mondo. La costa, il mare e le isole. Se pensate che Capo d'Orlando possa essere eletta spiaggia più bella del messinese per il 2021, vi ricordiamo i 4 parametri da votare sul nostro sito gazzettadelsud.it in base a pulizia, servizi, paesaggio e food. Il nostro viaggio da Capo d'Orlando finisce qui. Un saluto e alla prossima!